Buonasera a tutti, bentrovati ai nostri amici che ci seguono sui nostri social. Abbiamo un graditissimo ospite dal donatore. Mister, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e No. approfitto per salutare tutti quanti. Grazie, mister. Volevo partire subito con una domanda, ma prima della diretta abbiamo verificato che non è il caso perché in Italia è rimbalzata la notizia del vostro ripescaggio ufficiale, ma ancora così non è, quindi si aspetterà l'ufficialità prima di fare eventuali domande sulla nuova stagione o meno. Quindi partiamo invece, mister, dalla situazione che voi avete in Cina in questo momento, in generale, ma anche a livello sportivo. Se non ricordo bene, voi siete partiti per il ritiro praticamente i primi giorni di gennaio. Inizialmente in Cina, poi siete subito andati fuori all'estero in maniera itinerante, sai, per poi dopo rientrare dopo questo brutto periodo in Cina, che adesso le cose lì stanno andando meglio. A che punto siete, mister? Sì, beh, direi che la stagione era stata programmata in questa maniera, di fare la prima settimana che coincideva con il 6 gennaio, quindi dal 6 al 13-14 di gennaio, di rimanere qui a Shenzhen. Siamo andati in un posto vicino alla città, un'ora e mezza di macchina, grosso modo, un paio d'ore sul mare, dove c'è un bellissimo hotel. Abbiamo lavorato lì come sono un po' abituato a fare con le squadre negli ultimi anni, anche per dare la possibilità di, come dire, di conoscersi meglio. Diciamo che è una prima settimana di lavoro-vacanza. Dopodiché avevamo programmato di rientrare in città e dopo 3 o 4 giorni di partire per la Spagna, dove abbiamo un pre-ritiro nella zona di Girona, e così è stato. Quindi siamo andati lì. Una volta arrivati poi in Spagna, è successo un po' tutto quello che è successo in Italia. In Spagna la situazione era ancora, direi, sotto controllo, molto tranquilla. E abbiamo fatto lì una quindicina di giorni. Passati questi 15 giorni, ci saremmo dovuti spostare. Poi, domani, insomma, tutto quello che è successo legato al coronavirus ci ha obbligati a fermarci per una quindicina di giorni. I ragazzi sono comunque rimasti in Spagna perché non potevano rientrare in Cina, proprio per quello che stava succedendo. E quindi sono stati 15 giorni di interruzione, di pausa, dove comunque i ragazzi avevano un programma e continuavano a lavorare in maniera individuale, diciamo. Poi abbiamo deciso di spostarci dalla Spagna negli Emirati, a Dubai. Siamo partiti quindi per Dubai. Una volta a Dubai ci siamo allenati lì per 3 o 4 giorni. Poi la situazione era, sapevamo che in Cina ci potevano essere dei problemi poi a dover rientrare, quindi abbiamo preso la decisione di farlo quanto prima, e questa è stata senz'altro una fortuna, perché abbiamo sempre un po' evitato il problema vero. Certo. Siamo sfuggiti un po' a questo. Siamo rientrati in Cina, abbiamo fatto i nostri 15 giorni, 14 giorni di quarantena, dove siamo stati chiaramente tutti separati, ognuno nel proprio appartamento, dove ci hanno supportato in tutto. Direi che sono stati molto organizzati e bravi in questo. Dopo la Spagna e 3 o 4 giorni a Dubai, abbiamo preso appunto la decisione di rientrare in Cina, e questo è stato sicuramente una mossa azzeccata, perché ci ha concesso di anticipare un po' i tempi. E chiaramente, una volta fatta la quarantena, dove siamo stati veramente, pur essendo chiaramente da soli, e non è facile rimanere 14 giorni in casa da soli, però si sono organizzati bene, ci hanno messo nelle condizioni di poter passare questi 14 giorni in condizioni migliori. E una volta passati
14 giorni, abbiamo rifatto il tampone, risultato chiaramente negativo per tutti, e una volta superato questo periodo abbiamo ricominciato ad allenarci nel nostro centro sportivo, e da allora, eccezion fatta dei 5 giorni, adesso i primi giorni di maggio, che anche qui coincidono con la festa dei lavoratori, però a differenza dell'Italia qui sono 5-6 giorni di festa che abbiamo lasciato ai ragazzi, e adesso abbiamo ricominciato con un po' di amichevoli. Inizialmente le abbiamo fatte solo fuori da Shenzhen, perché Shenzhen non c'era ancora l'autorizzazione per poter fare e svolgere eventi di questo tipo. Invece da questa settimana sembra che lo si possa fare anche qui, infatti giocheremo sabato prossimo qui nel nostro stadio contro il Guangzhou. Ah, quindi voi, mister, non c'è stata, diciamo, una fase iniziale di allenamenti individuali come sta accadendo qui per i nostri protocolli in Italia? No. Noi qui, una volta che hanno appurato che le condizioni fisiche erano perfette, non c'era nessun tipo di problema, non si incorreva nessun tipo di rischio, ci hanno permesso di allenarci come abbiamo sempre fatto, insomma. Sì, il campionato, mister, quando in teoria dovrebbe ripartire? La federazione cinese come si è organizzata ad oggi? Ma io credo che una risposta precisa forse l'avremo questa settimana, nei prossimi giorni. Credo che probabilmente potranno dirci qualcosa di definitivo. Ancora non lo si sa, non lo sappiamo. Abbiamo rifatto settimana scorsa ancora un tampone per tutti quanti, e ancora una volta tutti quanti sono risultati negativi, quindi questo è un segnale ulteriore di tranquillità e di sicurezza, e quindi credo che adesso stiano valutando. Se non sbaglio, nei prossimi 2 giorni ci sarà una riunione della federazione con tutti i partecipanti delle squadre e i dirigenti, e credo che lì probabilmente direi che le opzioni possono essere diverse. Potrebbe essere che dividano anche il campionato in, non so, nord e sud, in 2 gironi. Quindi sono tutte possibilità che però intanto non c'è modo di saperlo con precisione. Quindi sicuramente hanno valutato bene tutte le possibilità, le opportunità, e ripeto, nel giro di qualche giorno avremo la certezza. E quindi poi dopo, anche da queste riunioni, saprete quale campionato dovete affrontare, se il campionato di Serie B o il campionato di Serie A. Una volta che decideranno la data di inizio, è inevitabile che dovrà essere formulato anche il campionato, e quindi le varie partite, di conseguenza sapremo un po' tutto. Quindi c'è il rischio, mister, che si riparta prima qui in Europa, a quanto pare, che in Cina, da dove praticamente è esplosa questa pandemia, perché qui già si parla in Europa questo fine settimana, addirittura la Bundesliga dovrebbe ripartire, e dalla prossima settimana anche le nostre squadre di Serie A potranno iniziare ad allenarsi tutti quanti insieme, e poi anche qua decideranno. Sì, beh, questo credo che sia indubbiamente positivo, positivo nella misura in cui ci sia la certezza della salute, insomma, no? È chiaro che la cosa fondamentale è la possibilità di avere la certezza che non ci siano problemi dal punto di vista fisico, e quindi questo fa ben sperare. Sicuramente è una cosa positiva. Il fatto che in Cina, malgrado o per fortuna, hanno risolto il problema, perché ripeto, ormai da quando sono qui la vita della città è esattamente come lo era l'anno scorso, prima che succedesse tutto quello che è successo, insomma, quindi la città è tornata a vivere al 100% con gli accorgimenti che sono logici, come quello di usare sempre all'esterno la mascherina e
ti provano la febbre in qualsiasi parte tu vada, nel supermercato piuttosto che in casa, in portineria quando si arriva ti misurano costantemente la febbre, se tu esci 4-5 volte di casa durante la giornata ogni volta sei sotto controllo, e credo che questo sia assolutamente positivo, ma adesso non credo che si possa fare qualcosa di diverso. Ad ognuno di noi spetta in coscienza di fare attenzione a tutte queste cose, perché insomma, che si riscateni tutto quello che è successo sarebbe veramente... No, chiaramente. Noi qui magari in Italia questa accortezza giustissima, a mio avviso, di controllare la febbre non c'è, soprattutto quando si esce, come diceva lei, anche per andare a fare la spesa. Dovremmo magari, sta diciamo al nostro buon senso, e me qualche volta avrà sentito anche lei che feste, festini, gente che esce come se nulla fosse, quindi è stato un po' un problema anche questo, gestire questo tipo di situazione qui da noi. È senz'altro una questione di educazione e di senso civico. Io non so, per noi adesso qui è diventata la normalità, e pensare che si possa fare qualcosa di diverso considerato tutto quello che è successo mi sembra veramente una cosa assurda, no? Quindi chi pensa a fare tutto quanto si faceva qualche mese fa, ora vuol dire che non ha capito bene quelle che sono le necessità di questo momento. Rispettare gli altri vuol dire chiaramente cercare di evitare tutto quello che può essere pericoloso. No, assolutamente, mister, su questo sono d'accordissimo con lei, sono d'accordissimo. Tornando all'esperienza cinese che ha iniziato lei, mister, lo scorso agosto, io quando poi dopo lei andò con tutto il suo staff in Cina, l'ho seguita, come lei sa, l'ho seguita nelle partite streaming su internet con piacere, tifavo ad ogni partita per un vostro risultato positivo. Devo dire che dalle prime partite, dalla situazione in classifica, eravate lottato fino all'ultima giornata la possibilità di rimanere poi in Serie A. Dopo purtroppo poi vengono fuori anche i valori che a mio avviso la sua squadra un pochino mancava rispetto ad altre, però devo dire in tutta onestà che c'è stato si è visto un cambiamento sotto tanti punti di vista, sia sul piano tattico che sul piano fisico. Perché... Sì, è chiaro che quando si prende una squadra in corsa non è mai una cosa semplice. Io, a me è capitato già più di una volta nella mia carriera. Comunque le problematiche qui chiaramente erano diverse e un po' per certi versi moltiplicate, perché comunque ti trovi in una realtà che non è la tua originaria, e quindi le cose sono diventate un po' più difficili, però direi che le risposte sono state subito abbastanza positive. Ha giocato forse un fattore inizialmente in maniera positiva, poi è diventato negativo, che è stato quello di subito dopo due partite quasi un mese di stop, e questo mi ha permesso di lavorare in un certo modo e di conoscere meglio la squadra, e questo sicuramente è stato un vantaggio. Poi quando abbiamo ripreso abbiamo rigiocato di nuovo 4-5 partite e poi c'è stato un altro mese di stop, e questo secondo stop invece è stato penalizzante, perché chiaramente ha tolto un po' il ritmo, ha tolto un po' anche la concentrazione che sarebbe stata necessaria, e abbiamo fatto poi un paio di partite dove abbiamo disputato sicuramente gare positive, buone, però che non ci hanno accompagnato i risultati, e questo dal punto di vista mentale è stato veramente difficile per i ragazzi da superare, che si sono resi conto di giocarsela alla pari in quelle due partite, forse anche meglio un po' dell'avversario, però poi i risultati sono stati di sconfitte,
e questo ha tolto sicurezza, ha tolto tranquillità, e alla fine non siamo riusciti a venirne fuori, e quindi pur lottando fino in fondo, però non ce l'abbiamo fatta. Però questo mi ha insegnato tante cose, mi ha fatto capire tante cose, anche dalla mentalità e del carattere dei ragazzi cinesi, e sicuramente questo tornerà di vantaggio per questo prossimo. Ah no, sicuramente, poi così, se il campionato sarà di Serie B, penso l'obiettivo ovviamente sarà una pronta risalita, cercare di tornare a. Assolutamente sì, il campionato di Serie B vuol dire assolutamente puntare a vincerlo e risalire subito in Super League. Shenzhen è una grande città moderna, è una grande realtà e importante per la Cina, e quindi anche dal punto di vista sportivo, dal punto di vista calcistico, sarà fondamentale per noi risalire quanto prima. Poi sarà Serie A, questo si saprà nei prossimi giorni, dopo da lì ovviamente cambierà qualcosa, perché il campionato di Serie A è tutta, come in tutti i campionati di Serie A, sarà, è tutta un'altra storia, servirà sicuramente più qualità su questo. Sì, indubbiamente, poi cambiano anche, come dire, gli stranieri, certo. Il numero degli stranieri, quindi tutte queste differenze incidono in maniera decisiva su quello che poi sarà l'andamento della squadra del campionato. Quindi adesso abbiamo fatto tutta una serie di considerazioni a 360 gradi, nel momento in cui sapremo con esattezza, poi vedremo di lavorare per cercare di... Sì, perché poi qualora fosse, non sarà neanche semplice integrare subito magari nuovi giocatori, perché sono tanti mesi che lavorate insieme, quindi non sarà semplice neanche quello, non sarà. Ci vorrà del tempo. No, poi c'è anche l'incognita, o meglio, più che incognita, la difficoltà, che ad esempio noi abbiamo un paio di giocatori che sono ancora fuori, abbiamo John Mary che è in Serbia, non è più con noi, ormai già da parecchio tempo. Lo stesso discorso vale per Zemaili, che è rientrato in Svizzera, e stiamo aspettando che riaprano affinché loro possano tornare con noi ad allenarsi. Quindi anche questo penso che sarà una decisione che dovranno prendere e prenderanno prossimamente. No, questo assolutamente. Tra l'altro ancora qui ci sono staff e allenatori che sono ancora fuori. Mi sembra che lo stesso Rafa Benitez sia ancora attualmente a Hong Kong e non sia ancora entrato in Cina, pur essendo a un'ora di macchina. Ah, pazzo, Hong Kong, certo. Tanto è veramente vicino, però ancora non c'è. No, assolutamente. Quindi, vabbè, staremo a vedere cosa succede nei prossimi giorni. Mister, con lei ho avuto la fortuna di fare un viaggio che ci siamo ritrovati, un viaggio in Giappone, e già lì ha avuto un primo approccio con il calcio asiatico, calcio giapponese. Abbiamo avuto la possibilità di vedere un po' di partite. Che idea si è fatto il Giappone? Che idea ha, magari anche a comparare Giappone e Cina? Il Giappone un po' lo conoscevo già, quando siamo stati insieme a vedere, se non sbaglio, 5 partite. Devo dire che il calcio giapponese comunque è un calcio che nella parte asiatica rappresenta qualcosa di importante, insomma, una realtà importante. Mediamente il giocatore giapponese è un giocatore che ha buona qualità tecnica e anche conoscenze calcistiche. Direi che da questo punto di vista forse hanno, come dire, qualche vantaggio rispetto alla Cina, però mi sto accorgendo che anche qui in Cina ci sia veramente dei giocatori di ottima qualità, magari dal punto di vista come dire, della mentalità, della cultura calcistica, ancora ci sono molti margini di miglioramento, però in generale sono atleti e
giocatori professionisti che sono molto ricettivi, quindi ascoltano, un po' anche per cultura, probabilmente prestano molta attenzione a chi dice qualcosa e quindi seguono. È chiaro che quando tu sei immerso in una realtà diversa, differente dalla tua, sei tu che ti devi adattare di più e non pensare assolutamente di voler stravolgere e cambiare tutto quanto, perché chiaramente ogni popolo, ogni realtà ha le sue abitudini, quindi bisogna trovare il giusto compromesso. Però devo dire che lo spirito che ho trovato è uno spirito che mi è piaciuto molto, e onestamente sono rimasto piacevolmente sorpreso e immaginavo di dover fare molta più fatica da questo punto di vista, invece le cose direi che si sono messe per il verso giusto. Tornando al discorso del Giappone, credo che sia sicuramente una realtà ambita da molti tecnici anche, tant'è vero che se ne sono passati diversi anche italiani, e comunque la cultura, la mentalità giapponese è una cultura, direi che rispecchia molto un po' anche il mio modo di essere, e quindi sono state per me esperienze positive. No, assolutamente. Io ho seguito un pochino, mister, il campionato cinese, non solo che in passato. Devo dire che per quel che ho visto io tramite le partite video, devo dire che non c'è magari una grande qualità. I giocatori con più qualità ce li hanno una o due squadre. In primis il Guangzhou, che il Guangzhou ha praticamente credo il 70-80% dei giocatori nazionali cinesi. Quindi anche lì un campionato dove 7-11esimi devono essere giocatori locali, è chiaro che è importante avere i giocatori cinesi bravi o comunque di prospettiva se sono giovani. Questo pensa che si riuscirà a colmare il gap magari lavorando anche all'interno con il proprio settore giovanile, formando i ragazzi? Beh, assolutamente sì, credo che sia fondamentale questo. Lavorare qui chiaramente c'è una grande componente che torna di vantaggio, che è il numero. Quindi ci sono veramente tanti tanti ragazzi che hanno voglia di giocare, che hanno voglia di praticare calcio, e quindi questo è già una base di partenza incredibile. Logicamente bisogna cercare di lavorare dalle basi in un determinato modo, e quindi è fondamentale avere degli istruttori, avere degli allenatori che sappiano dare le giuste conoscenze, trasmettere le giuste conoscenze a questi ragazzi, e quindi è da lì che devi pensare e poi pensare appunto di costruire qualcosa di positivo. Quindi lavorare su questo punto di vista con i giovani attraverso le conoscenze di allenatori che arrivano da fuori, credo che sia un aspetto fondamentale, e mi sembra che lo stiano capendo, lo stiano recependo. Chiaro che un po' come succede in tutti i campionati, ormai le prime 3-4 squadre della Lega, parlo della Super League, sono le squadre che hanno indiscutibilmente qualcosa in più rispetto alle altre. Chiaro che poi gli stranieri fanno veramente la differenza, e fanno la differenza, ma se tu riesci ad avere in squadra 6-7 giocatori cinesi di buon livello, quella è già una garanzia. Poi aggiungiamoci appunto giocatori stranieri di un certo livello, e questo fa venire fuori poi il risultato. Chiaramente è sempre un discorso legato a non soltanto ai nomi importanti, ai nomi eclatanti che tutti quanti conosciamo,
ma riuscire a integrare i giocatori cinesi con degli stranieri che magari sotto il profilo, come dire, del nome non sono conosciuti, che però riescano a dare un esempio, ad essere un insegnamento per gli altri, è fondamentale. È chiaro che avere in squadra giocatori che sono conosciuti in tutto il mondo è un po' l'ambizione di tutti quanti, ma spesso volentieri anche questi stranieri che vengono e sono stati o sono grandi giocatori, però poi possono trovare delle difficoltà se non hanno, come dire, quella capacità di sapersi integrare e di sapersi calare in una realtà che non è chiaramente quella dove hanno vissuto fino a ieri, magari. No, no, assolutamente. Mister, io non la trattengo oltre perché è stato gentilissimo a trascorrere questo tempo con noi. La ringrazio tanto per averci dato la sua disponibilità. Le faccio un grandissimo in bocca al lupo per la stagione, sperando, augurandole che sia Serie A, se no un gran campionato cadetto, non c'è alcun tipo di problema. Grazie. Mister, grazie mille, mi saluti tanto il professor Giovanni che lui manca il campo e se non manca, non c'è la partita, va un po' in crisi. grazie a te, grazie infinito. Ci vedremo presto.